Hi everybody, hope you're well. Today we're going back to the talk that Swiss architect Armando Arguinelli gave last week here at Spazio for the launch of his book Leggere il Tempo, published by Park Books. Ask for the book at your local bookstore. Faccio parte di quel gruppetto, credo che in Italia non esista, ma da noi sì, dei cosiddetti autodidatti, no? Di quelli che sono entrati nel mestiere dell'architetto per vie traverse. Scherzando, diciamo sempre, non tutti i mestieri vanno bene per l'autodidatta, per esempio chirurgia forse è meglio non rischiare. Però architettura o forse grafica è una cosa che è pensabile. Ci sono da noi addirittura nomi molto prestigiosi che hanno intrapreso questa strada. Io l'ho intrapresa non coscientemente. Quando, dopo l'obbligo scolastico, sono andato da Soglio, dove vivo, a Zurigo e ho imparato il mestiere del disegnatore, qui sarebbe il geometra. E poi c'era un mio collega, amico, che dice: io vado a una scuola universitaria professionale oggi, a quei tempi si chiamava scuola tecnica superiore, e dico, vengo anch'io. No? E però era una scuola a Bruckwindisch, vicino a Zurigo, molto ingegneristica, cioè molto caricata sul lato costruttivo, che evidentemente è importante, ma che a me non diceva molto. E ho pensato, torno un attimo a casa, cioè in Bregaglia, e ci penso bene e poi faccio una scelta mirata. E ci sto ancora pensando, per così, insomma, è andata come è andata. Ha cominciato il sindaco del comune, che a quei tempi il nostro villaggio era un comune, il comune di Soglio, a farmi disegnare un muro, con un bigliettino dove era scritta la dimensione del muro, il materiale, tutto. Infatti io ero disegnatore. E poi piano piano è nato uno studio d'architettura, piccolino, ma. E più tardi sono poi entrato nelle scuole a Kaiserslautern e a Biberach in Germania come docente invitato. Lo faccio ancora adesso a Coira. Quindi sono poi riuscito ad andare a scuola. Io sono dell'opinione che un edificio deve darsi a riconoscere, cioè devo capire se è una casa, se è una falegnameria, se è una scuola. Per capirlo bisogna prima di tutto leggere, non il tempo in questo caso, ma leggere ciò che c'è. E diciamo, la scuola viene da qua, cioè da Aldo Rossi, che forse ha avuto più influsso da noi che neanche qua, proprio a livello di urbanista, di analisi. E Michael Alders, che era di Basilea, era uno di quelli, la stessa età di Herzog Dümmerung, insomma più o meno quella fascia lì, era uno di quelli che da Rossi aveva imparato proprio questa lezione di imparare da. E quindi Alder ha fatto uno studio sul villaggio di Soglio, che hanno poi fatto un libro, Soglio, Insediamenti, che è una bellezza, no? Che non si trova quasi più. E io fungevo da apriporta, in fondo, perché abito a Soglio e quindi bisognava cercare di convincere le persone a lasciarci entrare, che la cosa ha funzionato abbastanza bene, ma non veramente in tutte le case. Ce ne sono alcune dove entravo poi in visita, andavo a visitare, come da noi si usava andare in stua. Andare in stua era andare nel salotto a chiacchierare. Allora mi ero reinventato l'andare in stua e uscendo facevo un po' di misure, cose così. E ho imparato molto da quell'esercizio che ha durato diverse settimane con una quindicina di studenti e Alder è diventato un po', diciamo, il mio critico principale. Si andava a fax con una matita grossa, matita sottile perché il colore non c'era, e
a livello di archivio, non c'è più niente perché la carta era termo, no? Era sparito tutto, che da un certo punto di vista mi piace, no? Che non c'è più, perché c'è un rimasuglio nel cervello, ma il resto se n'è andato e le cose che se ne vanno sono anche belle. Parto da quello che c'è, e difatti i primi progetti dove non c'era niente, cioè solo il terreno, solo il pendio, mi hanno creato non poche difficoltà. Di solito c'è un muro, un vicolo, un orto, c'era Snozzi che aveva insegnato molte cose e quindi quando è venuto a mancare ho fatto un po' di fatica, no? E però mi riallaccio sicuramente alla tradizione, specialmente nei primi progetti, no? E con l'andare avanti, con diventare più anziani, più tranquilli, più sicuri di sé anche. Si arriva poi al punto che hai l'impressione di dire no, ma io... Ma dietro a tutto questo pensare c'è un inizio che parte da qui, dalla pancia, no? C'è questa sensazione di cercare di capire per me stesso in che direzione voglio muovermi. E subentra in modo relativamente repentino di cosa lo facciamo, che materiale utilizziamo. E credo che capiti più o meno a tutti gli architetti che il materiale viene a far parte del discorso progettuale già all'inizio. Cioè lo vedo di mattone, lo vedo di calcestruzzo, lo vedo di legno. Beh, questo qua è uno dei miei quasi preferiti, che è il cimitero di Soglio. Il cimitero di Soglio aveva bisogno di una prima parte che è realizzata di una risistemazione, se vogliamo. Una volta c'era la sepoltura nella terra oppure l'urna cineraria in un recipiente di solito di rame o di terracotta in un muro. E adesso si usa un po' più spesso sempre l'urna, ma viene posata nella terra e è biodegradabile e non è neanche definito esattamente dove sia, però da qualche parte c'è un muro o qualche parete dove ci sono le tavolette con il nome dei morti. E il cimitero ha due livelli non molto diversi, ma un 60-70 centimetri, e sul passaggio di questi due livelli ho progettato quelle due fontane di calcestruzzo nero, perché il nero con l'acqua fa da specchio e quindi si specchia il cielo in quest'acqua. È stata una fortuna perché all'inizio, quando la gente di Soglio ha sentito vuole mettere due fontane di calcestruzzo, hanno pensato... E invece spiegando è diventata una cosa che hanno accettato più o meno tutti. Mancano un po' di clienti, queste fontane sono quella in alto, è pensata per l'acqua per i fiori, perché anche lì con il nero l'acqua si tempera, cioè non è fredda, no? Per i fiori va bene. E quella più in basso invece il fondo della fontana è in pendenza, come un leggio. E lì ci sono le piastrine di bronzo industriale con scritto i nomi. Questo è del 2016-17. Quando l'abbiamo costruito si chiamava magazzino. Poi è diventato atelier e adesso è casa sua. È la casa di Miriam Kahn, che conosco da forse 15 anni, qualcosa del genere. Ho anche comprato un quadro 12 anni o 13 anni fa. E chiacchierando ogni tanto ci si vedeva, a un certo punto dice: io ho tutta la mia opera a Basilea. E dice: se tutte le volte che c'è una mostra devo andare a Basilea, diventa un po'. Guarda se trovi un terreno per costruire un magazzino di una trentina di metri lungo e 10 o 12 larghi. E il terreno l'abbiamo trovato dal comune e poi abbiamo iniziato a progettare. Questa è la facciata nord, quella finestra enorme, lei sostiene che gliel'ho imposto, ma è anche è meglio così.
E poi c'era anche lì, a un certo punto, che materiale. Un giorno dico, ma forse bisogna pensare al calcestruzzo. E lei ha detto, il calcestruzzo mi piace un sacco. E allora lì la cosa era decisa nel 2015, cioè prima di finire nel calderone del CO2 e dire no, calcestruzzo no. Allora abbiamo costruito con la coscienza a posto, che è sempre meglio. Ed è stata un'esperienza molto interessante perché Miriam Kahn non è proprio il cliente tipo. È veramente interessante anche il suo modo di vedere l'architettura. Molti dei suoi quadri hanno case. E abbiamo sperimentato un cassero che ricorda un po', lei viene da Basilea e quindi la chiesa Basilea con queste tavolone, abbiamo come ripreso come tematica e poi spaziato le assi perché ci tenevo che la boiacca del cemento uscisse un pochettino, che fosse in precisione controllata, era come l'idea che ci stava dietro. E i colori ha aiutato molto lei, no? Il rosso del portone che è come il magazzino dei pompieri, poi le finestre, una specie di aubergine, viola. La maggior parte sono montate a filo esterno, cioè è tutto a filo esterno, come se avessimo fatto un cassero, messo nel cassero tutto ciò di cui c'era bisogno e poi il calcestruzzo. Naturalmente, l'ho già detto prima, il fisico della costruzione dice la finestra a filo esterno vuol dire condensa. Ma siccome avevo sentito che Zumthor nel museo Columba a Colonia aveva messo un cavetto, lui naturalmente nascosto, un cavetto elettrico proprio contro il vetro, e allora questo po' di caldo è sufficiente perché non faccia condensa. Allora l'abbiamo fatto anche noi, però apertamente. C'è una presa e d'inverno quei 2 mesi ci mette il cavetto. Io avevo avuto questa, credo molti, molti di noi, no? Questo mito che la luce da nord è la miglior luce. E lei dice, no, ma guarda, è molto meglio saper pitturare che avere la luce da nord. E quindi alcune finestre sono sparite, però questa casualmente è a nord, ed è enorme, e te contenta di averla. E poi un anno dopo gli abbiamo fatto un giardino un po' leggermente triangolare con calcestruzzo battuto e una rete metallica, come ci sono molti giardini fatti così. La trasformazione di stalle in case è un problema, un grosso problema. John Caminada dice nelle stalle ci vanno solo gli animali. Però ultimamente ha costruito un ristorante per l'altro Caminada in una stalla. La questione è politica, no? C'è stata un'iniziativa per limitare le seconde case e a un certo punto la politica si è chiesta cosa facciamo di tutte quelle stalle che non si possono più utilizzare per il bestiame, perché c'è poca luce, sono piccole, non ci si accede con macchine, insomma. E hanno avuto l'incredibile idea di dire potremmo fare delle seconde case, però facendo finta che sia ancora sempre una stalla. E questo sarà un problema per lo sviluppo del, perché è una delle cose peggiori che si possano fare. Questo è un intervento fatto molto prima di questa iniziativa, del 2009, l'iniziativa è venuta diversi anni dopo, e nell'architettura, diciamo, contemporanea, gli interventi sulle stalle contemporanei, anche loro, sono fondamentalmente due. Uno è il box di metallo vetro, legno vetro, infilato come una valigia, no? Che anzi, ce n'è uno molto conosciuto di Marquez, che sembra che il box gli sia venuto un po' lungo e sporge dalla facciata. E che sono molto interessanti, ce ne sono ma molti nell'Engadina, piuttosto l'Engadina bassa. E noi invece ci interessava più un altro tipo di discorso, quello
continuare a costruire, Weiterbauen, in tedesco. Come un po' l'idea, cosa fa l'agricoltore se, o il contadino se dalla sua stalla ha bisogno di farla diventare una casa. Allora continua a costruire, no? L'idea era questa. E le stalle sono di legno, abete, muro di pietra e un pochettino di ferro. E allora ci siamo messi in testa di fare la stessa cosa, con un materiale però che sia allo stesso tempo povero come quello che c'era prima, però riconoscibile come quella parte che è venuta dopo. E allora il muro di pietra è diventato calcestruzzo battuto, il legno di abete è diventato un assito di quercia e le finestre di ferro. Ferro perché noi interessava come un materiale che di per sé è modesto, costa poco e tutto quello che c'era a disposizione finanziariamente lo investiamo nel lavoro, nell'opera dell'artigiano. Era come una specie di omaggio agli artigiani, perché credo che lì abbiamo reso la vita difficile a chi fa artigianato e mi sembrava che sia ora di cambiare un po'. E allora siamo partiti con questo progetto, con un committente che a trovarne di questi qua, perché avevamo costruito lo studio fotografico per lui e fatto, non so io, la soglia tra il terrazzo fuori e la cucina 2 centimetri invece che 12 come prescritto. E su queste cose qua, ecco, è un committente che si finiva sempre dicendo è un po' a rischio, però è bello. E quindi è stato un progetto molto coinvolgente, cioè nel frattempo abbiamo fatto ancora 2 o 3 lavori con questo materiale e si nota di volta in volta sempre di più come ci sono alcuni muratori, alcuni falegnami che si accorgono che è un bel mestiere, no? Perché devono realizzare delle cose che più è grezzo il materiale, più preciso deve essere la lavorazione, perché altrimenti diventa rustico e allora è finita la musica. Se diventa rustico, nel senso rustical, come dico, a me non interessa, diciamo. E allora pretendiamo un'esecuzione molto precisa, molto impegnativa questo tipo di lavorazione. Questa era la prima casa, questo studio fotografico, dove c'è il confronto della stalla, c'è molto di più quello che si chiama design. Perché lui vive più o meno 7 mesi all'anno a New York e 5 mesi all'anno a Sogno. E questa idea di design, secondo me, l'ha portata a New York. Sempre cose molto belle, no? Però mi ricordo che, cioè io non so l'inglese, so solo Coca-Cola e poi avevo iniziato a dire guarda che questo è over-designed, troppo, troppo design. E mi sembra che nel libro c'è un'intervista, dove lo dice anche, no? È una bella casa, Sì, questa qua aveva a che fare con la scala, cioè è in una posizione dietro il giardino e i palazzi Salis e avevo capito che avevamo provato con un edificio unico, una specie di palazzina, modelli plastici. Per fortuna ho capito che questa partita la perdevo con i palazzi e quindi sia dalla parte dei palazzi che dalla parte del vicolo c'era una questione di scala. La materializzazione è così che quel primo edificio che è direttamente sul vicolo, che è il cosiddetto diritto di ricostruzione, c'era una stalla che abbiamo demolito, è intonacato
e quello sul retro ha un rivestimento in legno. È una citazione di quello che dicevi prima, no? Di l'edificio sulla strada, che di regola sono le case, un po' come casa mia e il nostro studio, sono la casa sulla strada e lo studio è dietro l'angolo e quindi ha questo legno, ma è una citazione. Ci sono tante citazioni anche ai maestri. Sì, beh, qui ce ne sono due, una si vede, intravede lì quella pergola che è scarpa, no? E poi c'è questo ruscellino che è un mini omaggio a Louis Kahn. Non so se l'hanno percepito su, ma forse sono anche giù, non si sa mai. Qui siamo ancora nella stalla, si vedono il calcestruzzo battuto, le finestre di ferro, che credo che non hanno vinto il premio per la miglior finestra a livello di isolamento, ma non avevamo neanche inoltrato. E il pavimento è fatto di ghiaia, è una cosa che facciamo spesso, come accompagnare il vicolo nella casa cambiando materiale, ma solo a livello di lavorazione, ma altrimenti come rendere il vicolo nella casa. Si fa molta fatica a vedere questi materiali nelle foto. Quando sei lì c'è tutto un altro aspetto tattile. Questo ha anche la difficoltà di fare un libro sul proprio lavoro, no? Perché quando lo vedi fotografato ti sembra sempre che un po' perda quella qualità. Diciamo che è meglio così che all'incontrario, no? Cioè, con tutto il rispetto per i fotografi, ma se l'edificio è più forte, diciamo. E difatti è per quello che nel libro ci sono una serie di fotografie di fotografi d'architettura, no? Come Václav Sedi, ma anche come Meyer stesso, Feiner e Marcello Mariani, così. Che però sono di regola, di regole fatte, diciamo, appena l'edificio è finito, di solito. E siccome mi piace come invecchia un edificio, mi interessa tra l'altro anche quello, nel libro ci sono due parti fotografate da Kathleen Deer, che non è una fotografa di architettura, fotografa molte case, ma non è, e che riguarda questo leggere il tempo, come si dice, il titolo del libro. E sono molto contento di aver chiesto a Kathleen Deer se è disposta a fare una specie di reportage 20 anni dopo, 30 anni dopo, quello che è. Proprio per quello che dicevi tu, perché credo che in questa parte del libro si capisca un po' cosa c'è dietro. No? Ci sono anche foto che non hanno niente a che fare con l'architettura, va benissimo. Questa è a Castasegna, è una casa con un intonaco incredibile, fatto con calce, un po' di cemento e ghiaietto. In primo luogo c'erano solo due persone che ci lavoravano e quindi non riuscendo a fare una facciata al giorno. Il capo muratore dice, no, ma cioè, si vede, dico, non preoccuparti. Gli affreschi sono tutti fatti così, no? La sera a un certo punto smettevano e con il tagwerk, il lavoro di un giorno. E a me piace molto questo, si nota appena appena, ma si nota un giunto, no? Una piccola fessura o cucitura, si è poi dichiarato disposto a fare così. E poi la sera l'abbiamo trattato con acqua e aceto per evitare che la malta faccia presa. Il giorno dopo con il tubo del giardino l'abbiamo. E allora questo ghiaietto è come, era bello da vedere, proprio come se venisse in superficie. E questa adesso è una delle foto di Kathleen Deer, si vede sopra. Questo è un concorso del 2010. Ancora Comune di Soglio pubblica un concorso su invito per un parcheggio.
che io al primo momento dico, bah, parcheggio. Però poi, per due motivi, uno è la zona dove l'abbiamo previsto, che è l'entrata del villaggio. E le entrate dei villaggi sono come i Stadttor, l'entrata in una città. È quello che ti porti a casa quando rientri, dici, ah, sì, entrata o uscita. Era un argomento che mi interessava. E l'altro, forse ancora di più, è costruire qualcosa che la costruzione grezza è il finito. E quindi come si potrebbe dire architettura pura, no? Perché se non funziona questo, non c'è tenda di velluto che tiene, no? Non salvi più. E quindi ci siamo lanciati in questo concorso e l'abbiamo vinto, ma poi è morto il committente, cioè il comune di Soglio, è diventato comune di Bregaglia, poi mille peripezie. Nel frattempo uno dei membri della giuria non c'è più, Aurelio Valfetti, l'altro ha 80 anni anche lui, Peter Zunto, io ne ho 70, insomma piano piano dobbiamo muoverci altrimenti. Ma sembra che la cosa, cioè stiamo costruendo, non ancora questa parte qua, ma il progetto dovrebbe essere realizzato nei prossimi 2-3 anni. I lavori sono partiti, preparatori. Nella conversazione con Caminada fate questa differenza tra i villaggi con 100 persone come Soglio e questa idea delle 500 anime che doveva essere il minimo economicamente. Eh sì, il lavoro, l'inizio dei lavori di Afrin è uno studio economico e di collaborazione tra l'agricoltura e il turismo, perché Frin, quando hanno iniziato con il professor Rieder del Politecnico di Zurigo, era ancora in una situazione dove in ogni famiglia c'era ancora un agricoltore, e, mentre che da noi, quando si è iniziato con i piani direttori, era già il treno era già partito. E avevano sviluppato per Frin questa ipotesi che ci voleva una certa massa. Detto a Milano 500 abitanti, uno diceva cosa racconta? Però era così, no? E come tutti gli studi, ci sono alcune cose che si realizzano e alcune cose che si fermano per strada. Anche Frin ha funzionato in parte. Il funzionare in parte può anche bastare per non mollare, no? Perché altrimenti lasciamo perdere. Diciamo, tanto realizziamo solo un terzo, perché cominciare? Ma forse quel terzo vale la pena farlo funzionare. Credo che meno si è, più c'è bisogno di infiltrazioni dall'esterno. La popolazione di montagna tende a sostenere che sappiamo noi di cosa abbiamo bisogno. È vero, ma solo in parte. Perché per rendersi conto di ciò che si ha bisogno, bisogna aprire e poi ascoltare gli altri e poi decidere loro. Io sono d'accordo che, in fin dei conti, devono decidere quelle persone che ci vivono in questi ambienti. Ma per poter prendere delle decisioni bisogna sapere le cose, altrimenti diventa un po' difficile, no? E l'influsso da fuori è importante. E a proposito di ciò che diceva John Caminada sui 500 abitanti, c'è stato anche un lavoro immenso, veramente, dello studio di Basilea, no? Non so in italiano, di Alpinenbrachen, cioè quando Herzog e Dumeron e Marcel Mailly dicevano ci sono delle zone, compresa la mia, che vale la pena lasciar perdere, no? Si è rivelato non è vero. E quindi vale la pena cercare di renderle interessanti, e per essere interessanti bisogna essere aperti, c'è niente da fare. Questo era il primo progetto dove non avevo un muro vicino, né un orto, né niente. E quindi si vede anche, no? Una forma un po' bizzarra.
aveva anche ottenuto dei riconoscimenti. È una casa, anche questa in calcestruzzo, e poco lontano ci sono le cave di Lasa, nella Val Venosta, con il marmo, e mi interessava una cosa. A me il marmo lo uso anche per i pavimenti, perché è sciccoso, no? È come mettere una camicia bianca, qualcosa di tutto. E qui c'era la preoccupazione che non... dicevano che non resiste al gelo. E allora abbiamo fatto dei test giù all'EMPA, si è rivelato idoneo, e allora abbiamo... Il calcestruzzo ha una granulometria da 0 a 32 mm e fino a 10 mm è marmo. Poi l'abbiamo bocciardato e coperto attorno alle finestre per dargli una parvenza di finestra engadinese. Questo. Ma lì è la prima volta che ho fatto come faccio? Cioè, come, da dove comincio, no? Se non posso continuare qualcosa, continuare un discorso. Questo è il cantiere della stalla di prima, giusto per rendersi conto. È molto impegnativo, perché in questi muri c'è tutto. Ci sono le prese elettriche, c'è il rubinetto della doccia, c'è tutto. Riscaldamento, tutto nel calcestruzzo. E su in alto ci sono i muratori, di cui ho molto rispetto. Questo è uno più recente, questo è a Castasegna della Fondazione Garbalt, dove c'è la casa di Gottfried Semper, la torre di Miller Maranta e lo studio Cascino Garbalt, che è questo qua, e che sorge al posto di una cascina dove si essiccavano le castagne. Di nuovo un intonaco fatto a mano. Fondazioni ce ne sono due tipi, con o senza soldi. Quelli che ne hanno molti e quelli che non ne hanno. E Garbalt è uno di quelli che non ne ha. Ma ha renommé, sì, e sono riusciti a recuperare i soldi per costruire questo affare qua, che ha due locali, cioè veramente molto piccolo, e che, calcolato in metri quadri, ha costato un occhio della testa, nonostante la semplicità dei materiali. All'esterno è molto tradizionale, a parte forse le due canali di gronda, che sono di calcestruzzo, con questa catena che accompagna l'acqua a terra. E in questo caso, evidentemente, abbiamo utilizzato poi legname di castagno, perché fa parte del castagnetto. Ecco, questo l'interno, di nuovo questo calcestruzzo battuto, il soffitto, le cascine dove si essiccano le castagne sono fatte più o meno così. Sono delle travi, poi dei listelli di castagno, e sopra si sparge la castagna per uno spessore tra i 18 e i 20 centimetri, e poi si fa un fuoco sotto, ma un fuoco non fiamme, cioè più fumo che fuoco. Per diverse settimane, a metà percorso, si girano, si ribaltano le castagne, e poi sono secche, si mette in un sacco così lungo 1,20 m e si battono su un ceppo di legno. E ne escono le castagne secche, che tengono un anno almeno, ma anche di più. E quindi le pareti, il calcestruzzo battuto, il pavimento è una malta di calce e un po' di legante, e marmo levigato. E su una rivista c'era scritto proprio svizzeri. Anche le poltrone sembrano di calcestruzzo. Quanto tempo ci vuole per fare un progetto come questo? Beh, la stalla prima abbiamo disegnato un anno e costruito un anno. E qui è poco meno. Ecco, questa è uno dei
il primo intervento su una stalla dove dopo l'iniziativa. Sono due edifici, una piccola stalla e un ex spazio dove facevano il formaggio. Allora la stalla dove c'erano le bestie è murata, sopra il legno che abbiamo visto prima e dove facevano il formaggio che era tutto murato è questo qua. Qui c'è scappata un'altra citazione di un certo Corbusier, ma sono quelle cose così. Non è ancora finito il tutto, sulla sinistra c'è una fontana che il calcestruzzo quando si getta dall'alto in basso crea tutto pieno di bollicine d'aria che non si riempiono e sembrava la luna, sembra la luna e adesso dobbiamo studiare qualcosa per impermeabilizzare e poi ci sarebbe un po' di acqua in questo. Anche qui la prima volta con questo pavimento con l'aggiunta di polvere di marmo e i proprietari hanno molta arte, ma tutta figure. No? Allora proprio in questo locale c'è un'opera di Signer, che è una specie di mezza barca con un bidone della benzina. Insomma, ogni tanto io dico, guarda che non puoi riempirmi l'architettura. Il bidone è azzurro e il kayak è rosso. E poi c'è una pompa nel bidone che fa un getto d'acqua nella punta del kayak e poi scende a pioggia. Lo sale così e scende. È bello, ma... Non hai messo foto di Waldhaus, dell'hotel? È vero. Si fa parte di una storia. L'albergo Waldhaus a Sils è del 1908. Negli ultimi 30 anni praticamente. Ci lavorano 1000 remaranti, negli ultimi 24 anni ci lavoriamo anche noi. Ed è interessante perché sia io che Quintus Miller, cioè crediamo di sapere, ma lo sappiamo, è una scelta molto precisa perché due studi. Perché tra l'altro è uno dei grossi alberghi, uno dei pochissimi che sono di proprietà di una famiglia. Cioè è una società per azioni, ma sono tutti della famiglia. E vogliono, con tutte le ragioni di questo mondo, che l'albergo rimanga il loro. E quindi investono tutti gli anni e ci sono delle camere. Noi nel frattempo avremo risistemato una 65 o 70 camere e ci sono quelle ancora del 1908, tre sono cimeli più che camere. E poi si va avanti e ci sono anche quelle degli anni 70 con questi lavandini Bahama Beige, chiamati, cioè, sono terribili, no? Ma è una parte di un charme, no? Di questo albergo. Non necessariamente, anche dal punto di vista architettonico, è sempre bello lavorare, ma anche proprio perché è una storia tutta loro. E difatti una volta avevamo all'ultimo piano c'è una scala con quattro colonne di quercia un po' sagomate. E siccome è la zona del corridoio, allora lì ci troviamo ogni tanto, Quintus e io, e lì c'era ancora Urs Kimber, c'è ancora, ma uno dei direttori era Urs Kimber, che ha un humor un po' inglese. Così. E allora volevamo eliminare o raddrizzare queste colonne un po', almeno pitturarle di grigio. E su a discutere, a un certo punto Kimber dice, scusate un attimo, devo andare a prendere qualcosa. E dico con Quintus, ma tu pensi che riusciamo a convincerlo? E fa, ma è così bello discutere con Quintus. E così va avanti, no? Questa è come una
è come far parte della famiglia in un certo senso, anche se ogni tanto sono discussioni non da poco, no? Perché poi, per esempio, quanto ci impieghi a pulire un bagno? Noi diciamo, ma chi se ne frega, uno o due, ma lì sono 150. E allora è una cosa importante, non è quanto sono grosse grandi le piastrelle, quindi bisaccia, dici, no, che è più fuga che rivestimento, no? C'è sempre qualcosa, stiamo finendo 6 camere, sempre con l'acqua piuttosto alla gola a livello di tempistica, ogni tanto è proprio dura. Ma in qualche modo si è sempre fatto. Poi capita che nella prossima hors saison, quando chiude di nuovo, bisogna passare a rifare alcune. Ma è così, no? È anche comprensibile, perché se uno chiude un anno e poi e fa tutto l'albergo e poi riapre, è un conto. Ma se tutte le stagioni intermedie fanno dei lavori e tutte le volte chiudi per mezz'anno, non è pensabile. No? E quindi è una storia tutta loro. Questa è l'entrata al villaggio di Soglio, evidentemente prima del progetto dei parcheggi, la strada sterrata che viene asfaltata nel 1963, mi sembra. Prima era così, e la cosa che, a parte il campanile, qui davanti purtroppo è stata costruita una casa prima della pianificazione, e a destra il pioppo l'ha buttato giù il vento una notte del 67, e il progetto prevede un pioppo. Ecco, questo invece è una roba nuova, è un progetto a Creta, sull'isola, ispirato agli intonaci dei conventi, che sono magnifici. La prima volta una casa su un piano, perché gli spazi esterni sono fenomenali, quindi l'idea è questa qua. E ci stiamo scontrando un po' con quella che si chiama burocrazia. Ci sono due passaggi. Uno è una commissione, diciamo, che valuta l'architettura, il progetto come tale. E lì all'inizio abbiamo anche avuto alcune difficoltà. E adesso questo progetto qua è stato appoggiato con un voto unanime, come si dice. Ma adesso c'è la commissione tecnica o edilizia che è così. E poi parlo male il greco. Scriviamo e poi traduciamo con questi, che sono, credo, abbastanza affidabili. Però, insomma, ci vorrà pazienza ancora. È interessante perché è una forma, diciamo, non geometrica, non in un contesto evidentemente diverso che da noi, no? Le pietre e i muri del giardino dovrebbero essere poi fatti con materiale dello scavo, non quelli della casa, ma quelli del giardino. La casa invece preferirei un intonaco di quelli giusti. Ecco, questo per capire un po' questo villaggio, che forse un po' la particolarità del paese di Soglio sono queste due tipologie, i palazzi che erano della famiglia De Salis, che ha fatto il bello e il brutto tempo sulla Valtellina fino a che Napoleone ha detto adesso basta, e ha chiesto ai Grigioni di accogliere la Valtellina a pari diritti, e i grigionesi hanno detto per motivi religiosi, perché la Valtellina è cattolica e un sacco di gente, diciamo, mentre i grigioni sono molto meno e sono protestanti o riformati,
e quindi credo che sia già successo diverse volte che la religione influisce appena appena. E quindi queste case molto sobrie, molto semplici, anche proprio un po' povere, palazzi dietro, e quella casa in mezzo con il balconcino di pietra, abito lì, con dietro che non si vede lo studio. Ecco, questa è la sala polivalente giù a Bondo, che adesso fa un po' pena perché è sceso un po' di materiale dal cingolo e l'ha rovinata, ma non in modo, diciamo, sostanzioso. Dal punto di vista costruttivo è ancora in ordine, solo che hanno dovuto prima chiarire se si può recuperare, se rimane zona di pericolo o meno. Adesso è chiarito, è zona di pericolo, ma quella azzurra, cioè vuol dire che può essere rimessa in funzione. Il comune deve però decidere se ridiventa multiuso, cioè palestra e altre cose, oppure solo, non ha ancora deciso. E appena dietro a questo edificio adesso stanno piano piano terminando i lavori dei nuovi ponti e i raccordi, è previsto di rimettere in funzione questo edificio qua. Durante i lavori sia l'ingegnere che l'impresario costruttore sono scappati alcuni errori, e poi avevamo chiarito a livello giuridico se si può pretendere la demolizione e la ricostruzione, ma era come troppo, cioè ci sono dei limiti che dice non puoi pretendere demolire. E allora c'è stato questo rivestimento che però evidentemente cambia il discorso, perché l'idea era di una costruzione massiccia che porta in braccio un edificio di legno. In quegli anni lì un getto supplementare sotto 20 centimetri non c'era praticamente. Adesso ci sono delle tecnologie di calcestruzzo che probabilmente con 10 ce la potremo fare, e quindi spero di poter mettere a posto anche questa cosa. Questi sono i tetti di Soglio, ma gli altri sono simili, Bondo e tutto. Visto così uno dice, ma passeranno tra una casa e l'altra, perché si passa, ma è molto urbano, no? È una mini città, no? E da lì realizziamo l'architettura. È cittadino il tessuto e non un paesino di montagna. Certo, è in montagna e è un paesino, ma ha una struttura cittadina. Dice una cosa molto bella nel libro, che il paese è un concentrato edilizio ma anche umano. E la storia delle persone nei paesi piccoli, sapete quei paesi dove tutti conoscono tutti? È bellissimo, no? Ma è terribile. È così, ci si conosce e se qualcuno ha un carattere tranquillo, così può anche andare benissimo. Ma se qualcuno ha qualche difficoltà, diventa subito personale, no? Ce l'hai subito con... Ed è per quello che ogni 6 o 7 anni vengo a Milano. E ci sono delle case che sono... Una è questa qua, è come la madre di tutte le case, no? Se un bambino disegna una casa, cosa fa? Tic, 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 tic. E questa è incredibile, su un prato, a sinistra in alto si vede il paese di Soglio. È una casa a 2 locali che mi ha, diciamo, uno delle cose che mi hanno accompagnato per lo studio Garbalt, è questa qua. C'è la cucina, poi
sopra c'è una camera e per salirci bisogna uscire, salire questa scala e poi c'era la camera. Ed è una casa dei De Salis, originariamente. Adesso è di due proprietari. Ed è assieme a quella, la casa dei pastori, come si chiama, dietro lo studio fotografico, sono quelle due case che quando non so più raccontarne delle fresche dico, ma in fondo ho ripetuto queste due case. Beh, la tua l'hai ribaltata. Ha a che fare con il rinnovo di questi paesi. Cioè, io sostengo che i paesi devono rinnovarsi esattamente come le città, perché altrimenti deperiscono. Diventano musei, diventano delle immagini per le cartoline. E quindi cosa sono le cose che potrebbero aiutare? Una è l'inversione della tipologia, che è casa mia, e poi un'altra che ha fotografato Václav Sedi, dove quando i miei nonni, che erano agricoltori come tutti gli altri, avevano la cucina con un soggiorno e poi salivi a dormire. E la cucina, bene o male, era sempre buio quando, no, la mattina uscivano che era ancora buio e rientravano la sera, era di nuovo buio. E quindi poco importa dov'è la cucina, il soggiorno si addormentavano nonostante che non avevano la TV, si addormentavano anche loro. E mentre ci sono diverse case in questi villaggi, come la mia per esempio, dove la casa è così grande come la parcella, io non ho terreno in giro alla casa, che per la coltivazione è perfetto. E però non hai luce, non hai uno spazio, e quindi abitiamo in alto finché ce la facciamo, no? Andiamo in alto a di giorno, perché oggi si cucina e si vive anche di giorno in casa, e poi scendiamo a dormire. E sono delle cose abbastanza semplici da fare, però cambiano il ritmo della vita, no? Cioè, o all'incontrario, se il ritmo della vita cambia, è opportuno costruire in modo tale che ci puoi vivere. E questo cambio di tipologia mi interessa molto anche a livello di queste stallette di cui parlavamo prima. Quelle nei villaggi non si possono più utilizzare per il bestiame perché sono piccole, sono buie, non hanno accesso per le macchine. E allora cosa farne? Appunto, la politica si è inventata queste case di vacanze che fanno finta di essere una stalla. Però ci sono forse anche altre. Vicino a casa mia ce n'è una che non viene più utilizzata e ogni tanto penso, esco, le tolgo il tetto e ho un giardino pensile, no? Però non ho il coraggio di farlo. Ma il rinnovare i villaggi per me è fondamentale, perché se rimaniamo fermi avremo un giorno appunto delle immagini museali di questi paesi che non hanno più qualità di vita, anche se il rischio che ciò che si fa di nuovo ogni tanto sarebbe meglio non averlo fatto, ma credo che bisogna rischiare perché altrimenti si muore. In parte devo ammettere che se scoprono tutto quello che ho fatto starò fresco, ma sì, io credo che a livello di isolamenti e di stiamo andando in una direzione completamente fuori di testa, perché i nostri nipoti la pagheranno cara, tutto questo polistirolo montato sulle facciate, che oltretutto se per caso si incendia cola come acqua, no? Come olio. Non siamo sulla giusta strada, ma fermare la potenza dell'industria che produce questi materiali non è facile, no? Difatti, per esempio, per quel progetto in Grecia
abbiamo bisogno di tecnici da giù, no? Per forza, perché non posso. E c'era una specie di bollo con TÜV. TÜV in Germania e in tedesco sono quelli, il controllo, la verifica degli automobili, no? E si sono infiltrati giù e ci è voluto quel che ci è voluto per evitare il cappotto, perché parlavano che bisogna fare il cappotto. E io dico, io il cappotto non lo faccio. E adesso l'abbiamo spuntata, diciamo, ma è difficilissimo. E si sa che proprio in paesi caldi c'è il pericolo di questo effetto stufa, cioè isolo e un giorno o l'altro il caldo comunque entra in casa. E poi buttarlo fuori è un'avventura. E lì c'è proprio un gioco di potere economico e industriale che è difficile evitarlo. Ma nel frattempo anche le università e i politecnici, ci sono almeno Zurigo, ci sono diverse persone che dicono no, dobbiamo ripensare il tutto. C'è una casa di Eberle che ha costruito città intere high-tech, cioè che adesso, alcuni anni fa, hanno costruito il proprio studio con dei mattoni da 60 centimetri e che dice non ne voglio più sentire di queste case intelligenti, voglio una casa bella, stupida, che funziona e buonanotte suonatori. E la speranza è che piano piano ci rendiamo conto che si può mettere una maglia, per esempio, o non lo so io, ma che dobbiamo abbassare il livello tecnologico delle case, che non sono neanche più case, no? Queste cose fatte con pazienza, e io mi rendo conto che sono delle cose di nicchia, no? Perché non ce lo possiamo permettere neanche di fare tutto a mano, tutto con passione. Non è possibile, me ne rendo conto benissimo, è come pensare di avere solo verdura biologica e siamo 7-8 milioni, che tutti, miliardi, scusate, e tutti vogliono mangiare anche giusto, no? E quindi siamo prima di tutto dei privilegiati e secondariamente bisogna, c'è niente da fare, dobbiamo scendere un po', perché altrimenti ci mettiamo male. Ma faccio anch'io delle porcate, come si dice, no? Tipo i camini con il fuoco aperto, è roba da matti, ma è come una cosa, dici, però un fuoco a cui non viene preteso che ti scalda la casa e che c'è il recupero, dicono, è un fuoco perché è il fuoco che è bello, ogni tanto lo faccio. È come il beton dell'atelier di Miriam Carr. Anche lì con Quintus dicevamo, noi siamo la generazione degli architetti che hanno costruito in calcestruzzo, insomma c'è poco da dire. E dico, come facciamo? Dice, dobbiamo smetterla. E in 40 anni, perché tutti costruiremo in legno, no? Avremo il problema che pian piano viene a mancare il legno. Quindi il problema principale è che costruiamo troppo. Grazie.